Cosa c'entra Maurizio Nichetti a FICO Italy World e cosa avete fatto qui? Io ho la direzione artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, certo, che è una scuola specializzata, è la sezione milanese del Centro Sperimentale, specializzato in pubblicità e cinema d'impresa. Quindi con Tiziana Primori e Oscar Farinetti abbiamo accettato questa sfida di illustrare i cinque temi delle giostre. Com'è nata la collaborazione? Come vi siete sentiti? Ci siamo trovati. Avete già lavorato in passato con loro? Prima volta? Assolutamente no, e casualmente ci siamo incontrati, casualmente con Tiziana Primori, poi lei ci ha presentato a Farinetti e abbiamo accettato la sfida, che era una sfida di creare 30 film per le 5 mostre di FICO, che avevano come tema fuoco, terra, acqua, imbottigliamento, e noi con i ragazzi della nostra quindi scuola, tutte le giostre fuorché quella del futuro, capito? Tutte bene? Quella del futuro, che ha una nostra installazione, ma è un'installazione d'arredamento, non è un film, mentre le altre mostre hanno 5 o 6 film a testa per un programma di 10 minuti con spot da un minuto, che è il nostro mestiere. Quindi dentro sostanzialmente dentro i cinema delle giostre ci sono i vostri contenuti. Ci sono delle piccole clip da un minuto, 30 secondi, 2 minuti al massimo, che illustrano il tema della giostra. Li aggiornerete via via nel tempo oppure sono immaginati come qui in maniera fissa? Diciamo che per adesso sono qui, quando la gente li avrà visti, diciamo tra un tot di tempo c'è la possibilità di aggiornarli. Un paio di esempi su qualche contenuto per far capire a chi non verrà nei prossimi mesi qui di cosa stiamo parlando. Il fuoco è dall'inizio del fuoco, quando hanno inventato il fuoco, alla fuoco inteso come interpretazione della fiamma da parte di due ballerini. Ci sono 4 film deliziosi che raccontano all'interno della giostra del fuoco questo tema, per cui in quel caso sono piccoli spot di fiction, mentre invece in altri casi sono dei film ad alta velocità, altre volte sono delle animazioni, dei passo uno, delle interviste, per cui a secondo dell'occasione che c'è stata sono film molto diversi tra loro. Il Centro Sperimentale questa cosa l'avete vissuta come cosa più didattica o proprio come una commessa business? Noi diciamo che come Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, che si occupa di pubblicità e cinema d'impresa, ci vantiamo di accompagnare i ragazzi alla professione, per cui il nostro terzo anno è un anno di lavoro al servizio delle committenze esterne. Questo è importantissimo. Per cui questo non è una scuola di teoria, queste non sono esercitazioni scolastiche, ma sono film professionali fatti con macchine professionali in alta velocità, 2000 fotogrammi al secondo, perché i ragazzi che escono dalla nostra scuola devono essere già pronti a lavorare nel mercato con un curriculum e una reel di tutto rispetto. E quindi avete messo delle belle righe nel curriculum, considerando la visibilità, la visibilità di questo. Sono stati molto fortunati. Grazie maestro. Grazie a voi. Ciao.